Ragazzi, piccola premessa prima che comincia il video. Ragazzi, senza volere ho messo il focus male, quindi nel video si sarà sfocato, ma vi chiedo di non mettere un dislike per questa cosa qua, perché comunque gli argomenti saranno molto importanti. Quindi vi chiedo subito di mettere un mi piace, un commento e ci si vede al video. Ed eccoci qua, ragazzi, per cominciare un nuovo video, però. Cos'è? Che cazzo è sta roba? Cos'è sta roba? Quindi 3, 2, 1. Boom, ragazzi! Eccoci qua, ragazzi! E ben ritrovati qua nel canale DJ Slash. Ragazzi, oggi sono qua per parlare di una cosa molto importante per quanto riguarda l'organizzazione del video, per quanto riguarda i giorni quando ci sarà la scuola o il lavoro o tante altre attività molto noiose. Però prima di tutto, ragazzi, volevo parlarvi di una cosa molto ma molto importante per quanto riguarda me, perché sì, oggi voglio parlare dell'argomento organizzazione video, ma voglio parlare molto in maniera specifica per quanto riguarda l'organizzazione dei video sponsor. Volevo parlare di questa cosa qua per il semplice motivo che ho notato, ragazzi, ho notato veramente una quantità industriale di, possiamo dire, materiale positivo, inteso commenti, like, condivisioni, quindi veramente molte cose importanti che cercavo di raggiungere, sono riuscito a raggiungere, però ho notato anche dei lati negativi, ragazzi. Allora, cioè, dico subito, non è niente di negativo, oddio, no, però comunque delle cose che potrebbero migliorare. Allora, ragazzi, non fate così. Perché, ragazzi, mettere l'hashtag sponsorizzami, scusatemi, ma è da cazzoni. Allora, perché, ragazzi, io cerco di fare una cosa, cerco di aiutarvi, cerco di darvi una mano a crescere, ma ragazzi, io vi ho fatto tre video che vi lascio anche il link in descrizione e anche qua da qualche parte in questo angolo schifoso vi lascio il link. Ragazzi, io ho fatto questi video per farvi capire. Adesso voi sarete forse pigri, non avete voglia, quindi ve lo spiego in questo preciso momento. Per essere sponsorizzati da me dovete avere requisiti qua: 10 video, argomento preciso. Cosa vuol dire questo, ragazzi? Quando andate a dirmi nei commenti sotto qualsiasi video DJ Slash sponsorizzami, dovete dirmi o 10 video o hai 20 video. Se avete meno di 10 video, ragazzi, non vi faccio da sponsor perché non avrebbe senso. Ma questo qua lo capirete in maniera più precisa se andate a vedere i miei precedenti video e andate a vedere il video dove spiego meglio da sponsor. Dovete dirmi o 10 video e faccio questa tipologia di argomenti, inteso faccio un canale per quanto riguarda gaming, faccio un canale per quanto riguarda vlog, faccio un canale per quanto riguarda trucchi, cioè dipende, ci sono tantissimi YouTubers in questo mondo e tante tipologie di video ci saranno. Comunque, ragazzi, detto questo, vi conviene andare a guardare i miei precedenti video per quanto riguarda la sponsor e oggi cerchiamo di organizzare il video. Premessa, i video per quanto riguarda le sponsor dovranno essere ci sto facendo vedere, uno o due video a settimana per quanto riguarda la sponsor. Poi, adesso ci sarà la parte più incasinata, perché ragazzi, adesso che io ho scuola, che la scuola che vado io mi toglie veramente moltissimo, moltissimo tempo, quindi i video saranno presenti in questo canale, però non potete pretendere i 4 video al giorno, 3 video al giorno, 2 video al giorno, però 4, 5, 6 video settimanali potrebbero anche arrivare. Però l'unico problema, non so quando, ragazzi, potrebbe anche essere che mi sveglio il sabato e faccio 4 video e li pubblico 1, 2, 3, 4 in giornate diverse, o li pubblico 2 nello stesso giorno, per 3 giorni non avete video. Quindi, ragazzi, adesso dobbiamo organizzare. Se avete qualche consiglio nei commenti, ditemi se preferite una sfilza di video in settimana o una sfilza di video nel weekend, quindi inteso avete il weekend, non avete cosa fare, boom, vi guardate 40 minuti di miei video, o vi svegliate ogni giorno, andate a scuola alle 2, vi mettete a fare merenda o pranzo
e vi guardate un mio video. E quindi ragazzi, nei video, nei commenti, commentate veramente, i vostri commenti sono la cosa più importante di questo canale. Comunque ragazzi, per quanto riguarda questa storia qua, cercherò di portarvi due video a settimana di Mafia, perché veramente ragazzi, grazie mille, perché ho notato che Mafia vi interessa moltissimo. Ragazzi, anche oggi andate a vedere che pubblicherò la seconda parte, che scoprirete come andrà a finire quella missione, se riusciremo ad aiutare quel nostro amico o moriremo. Vedremo come si andrà avanti, ma chissà come andrà. E quindi due video settimanali di Mafia, due. Poi ragazzi, nei commenti ditemi che tipologia di serie vorreste avere su sulla PlayStation 3, però prima dovrò fare un video dove vi mostrerò tutti i video che sono qua, tutti i giochi che ho qua sotto, sotto il mio culo c'ho l'armadietto con tutti i giochi e cose belle. Comunque, due video di sponsor alla settimana, quindi ragazzi siete già messi bene. Due video per quanto riguarda Mafia a settimana, che sempre vi chiedo di raggiungere sempre una somma di 4, 5, 6 like a video, preferibilmente per quanto riguarda voi vi andrebbero bene 5, 6 like, perché così riesco sempre ad, possiamo dire, capire se vi interessa la serie. Per quanto riguarda Minecraft, ecco, Minecraft è un problema, perché ho notato che vi piace. E per quanto riguarda la serie Vanilla vi sta piacendo, quindi cercherò di organizzare bene la mia serie. Adesso tu che stai guardando questo video devi aiutarmi, perché nei commenti mi dite: io ho due serie Vanilla, la serie in coop e la serie in single, e poi c'ho la CTM. Ragazzi, ditemi nei commenti se volete la CTM, se no gli do un momento di pausa, inteso cercherò di stoppare la CTM per portarvi Mafia. Quando finisco Mafia cerco di finire la CTM. Finita la CTM preferite andrò a fare altri walkthrough. E ragazzi, forse cancellerò il mondo della mia vanilla in single player e renderò la mia vanilla single player quella con le altre persone. Quindi cosa vuol dire? Il mio server lo terrò online per quanto riguarda 3 persone o 10 persone, però molto probabilmente metterò in single person soltanto per me per certi video. Quindi ragazzi, certi video troverete una vanilla multiplayer però in single player, giusto per gestire meglio i video. Quindi nei commenti ditemi se andrebbe bene. Quindi ragazzi, per quanto riguarda questo video penso che sia tutto, perché comunque era un video molto di organizzazione. Quindi due video di Mafia, due sponsor e uno o due video di Minecraft, dipende come riesco. Quindi ragazzi, vi chiedo gentilmente di supportare questo canale, non vi chiedo più di mettere un mi piace, un commento, ma vi chiedo anche di condividere questo canale, questi video altrui, altrove, perché così ragazzi cresciamo sempre di più, certe persone potrebbero scoprire questo mio canale e avere una sponsor. Quindi ragazzi, un commento, iscrivetevi al mio canale, se non siete ancora iscritti nel mio precedente video, un like, una condivisione, ci si vede nel prossimo video. Bella ragazzi!